Allora, ha chiesto la parola il consigliere Zoffoli, prego, anche lui 20 minuti. Grazie Presidente. Credo che negli interventi che ho sentito, soprattutto dai colleghi Manfredini e Bartolini, ho visto una volontà di non esprimersi fino in fondo rispetto alla sfida importante che queste comunità ci propongono. Siamo di fronte ad un'assunzione di responsabilità verso il cambiamento. L'idea cioè che è possibile cambiare, che è possibile riformare la politica a partire dai territori. Non c'è niente di improvvisato in questa scelta. Il cancro della politica, l'improvvisazione è un cancro della politica, così come è l'immobilismo. Con questa scelta si sceglie di cambiare, su questo che io vorrei sentire delle parole più chiare. E non sono venute. Io parlo come componente del Partito Democratico. Non ho capito se il PDL e la Lega sono favorevoli o meno a questa scelta, che è una scelta tutta politica e non improvvisata. Ed è una scelta che ha una sua peculiarità. Non siamo di fronte a piccoli comuni, a comuni che sono in difficoltà finanziarie, a comuni che sono obbligati, che devono chiudere per forza, che sono in emergenza, a comuni che si trovano in zone disagiate, di montagna o di collina. Sono due comuni medi rispetto alla generalità dei comuni emiliano-romagnoli, medio-grandi, 11.000 e 19.000 abitanti, di pianura, della riviera, della costa, nelle zone più ricche di questo nostro territorio. Questa è la peculiarità e non saranno gli ultimi. Noi sappiamo che altre comunità che hanno queste caratteristiche economiche, sociali, si stanno interrogando e ci proporranno a breve la stessa scelta sostanzialmente. È su questo punto che io mi interesserebbe sentire delle parole più chiare. Non si parte da zero, c'è un confronto che dura in quei territori da una ventina d'anni, e se dovessi fare personalmente un rilievo, è una scelta perfino tardiva. Bisognava, forse la politica doveva accelerare rispetto a questo obiettivo. Così come è innegabile un dato di fatto che il comune di Gatteo, che in maniera legittima ha scelto, per adesso aggiungo io, di non aderire a questo percorso, è innegabile comunque che la città di Rubicone è composta da tutti e tre i comuni di quel territorio. E quindi da questo punto di vista la riflessione è ancora aperta. Dicevo, si tratta di due comuni virtuosi, che spendono meno della media dei comuni regionali comparabili per le loro dimensioni. Si tratta di comuni che hanno un problema però, e qui l'intelligenza di chi li amministra. Meglio di così probabilmente non possono fare, stretti dalla tenaglia della riduzione dei trasferimenti, di quel patto di stupidità che regola la finanza locale e che impedisce, anche laddove ci siano delle risorse economiche,
di metterli in gioco per investimenti e a sostegno delle imprese locali e delle comunità locali. Quindi la sfida che questi comuni hanno intrapreso è esattamente questa, di puntare sul futuro e di aprire dei margini di sviluppo ulteriori per le loro comunità. Oggi per investire, e giustamente anche la Regione ha scelto questa strada, è finito il tempo delle risorse a pioggia. Si devono e si vogliono premiare i progetti innovativi, i progetti in grado di far fare un salto di qualità. Questo lavoro di progettazione richiede risorse, tempo, energie, quindi richiede anche una massa critica. Bisogna che noi questa competizione virtuosa fra i comuni la incentiviamo, la incoraggiamo, senza abbandonare ovviamente le comunità oggettivamente più in difficoltà, ma che premiamo anche i virtuosi. E in questo modo queste comunità si mettono in condizione appunto di essere più forti in questa sfida. Dicevo che il dibattito non è di ieri, noi abbiamo il mondo organizzato dell'economia, delle associazioni che ci ha già preceduto, perché quel mondo è già organizzato non per singoli comuni, ma come città del Rubicone. I servizi che vengono resi agli artigiani, ai commercianti, dal mondo dalle organizzazioni, già operano in questo modo, non per singoli comuni, ma per territori. Un territorio che già ha messo in comune lo strumento urbanistico, la pianificazione territoriale, delle infrastrutture. È di pochi giorni fa l'inaugurazione del casello del Rubicone, un'infrastruttura strategica, fondamentale per quei territori. Ci sono voluti degli anni, forse troppi, ma anche quello è stato il risultato non di una scelta legata al singolo comune, ma ad un territorio che si è mobilitato, che ha pagato anche in parte, mettendo assieme le risorse, quella infrastruttura, la realizzazione di quella infrastruttura. Siamo di fronte ad uno dei territori più giovani dell'Emilia Romagna, dove c'è una crescita demografica, dove c'è una significativa immigrazione, soprattutto in questi momenti di crisi. Questo ci dice di una vitalità dell'economia di quei territori che vivono una difficoltà, ma nonostante questo dato non si è interrotto neanche in questi ultimi 4 o 5 anni. E di fronte a questi fenomeni bisogna organizzare un'integrazione dei servizi sociali, economici, culturali, che già fra l'altro esiste, perché quei comuni fanno parte dello stesso distretto sociosanitario, erano col comune di Gatteo dentro ad un'unione, e questa scelta, diciamo, è una scelta che anche coglie una fase di cambiamento e di novità, perché sulla base anche della disposizione regionale, gli ambiti territoriali ottimali, quel territorio si sta organizzando sulla logica del distretto sociosanitario Rubicone e Mare. Quindi comunque anche la vita di quell'Unione a tre andava superata, è di fatto superata. E per quel che riguarda questi comuni è superata con un balzo in avanti positivo che va in direzione della fusione. Quindi credo che
bisogna sottolineare il coraggio di questi amministratori, bisogna incoraggiare, nel rispetto ovviamente della volontà popolare, questi percorsi di innovazione e di nuova organizzazione anche territoriale. Non siamo di fronte alla fattispecie della Malmarecchia, l'abbiamo già detto, della Val Samoggia, scusate, ero sempre sulla costa, della Val Samoggia, siamo di fronte a due realtà medio-grandi. Potrebbe anche verificarsi il caso che il comune di San Mauro Pascoli, nella logica di una valutazione di ambito del risultato del referendum, della fusione dei due comuni, possa decidere in teoria anche per il comune più grande, che è quello di Savignano, perché noi consideriamo sempre l'ipotesi, l'altra ipotesi. Ma in questo caso potrebbe essere anche il contrario. Stiamo ragionando di ipotesi teoriche, che a Savignano prevalga un orientamento negativo e a San Mauro, comune più piccolo, un orientamento positivo che ribalta nella somma il risultato del totale dell'espressione. Quindi credo che, ripeto, ribadendo la volontà nelle valutazioni che verranno fatte di rispettare comunque la volontà popolare e di tenersi in stretto rapporto con gli amministratori locali, il ridurre la discussione su questa che è una scelta politica solo ed esclusivamente su questo punto significa sfuggire da un'assunzione di responsabilità. Vogliamo sapere chiaramente se la Lega e il Popolo della Libertà sceglie l'innovazione e il cambiamento o se vuol difendere l'esistente.